Buona domenica a tutti. Ciao da Sergio, eccoci qua. Come va? Come state? Io mi sono fatto la barba questa mattina, visto? Così non sono abituato a portare la barba, ragazzi, non sono per niente abituato. Allora, dove ci troviamo in questo momento? Ci troviamo in un posto un po' particolare, perché siamo all'interno del fiume Kourou. Adesso vi faccio vedere, in piena Amazzonia, in Guyana francese. Teo, posso Ciao, ciao a lasciarti il tutti. comando? Qua abbiamo degli ospiti. Sì. Tra le altre cose, una cosa molto importante, mi permetto di dire, abbiamo il nostro viceconsole Giorgio, e in onore della nostra Italia abbiamo una piccola bandiera dell'Italia che, eccola qua, giusto per, come dire, Ricordarci. per dire, Ricordarti siamo dove siamo italiani, partiti. ovviamente qua c'è la bandiera italiana nostra e quella della Sicilia che è dall'altra parte. Allora andiamo a vedere un attimino. Teo, c'hai? Ok, eccoci qua. Guardate che meraviglia. È una cosa fantastica, stiamo entrando dentro piano piano. Allora, il verde sembra tutto uguale, nella realtà non è così. Le sensazioni sono di decine e decine, se non centinaia di verdi, di verde totalmente diverso l'uno dall'altro. La vegetazione è veramente incredibile. Sino a qualche minuto fa è arrivata una bellissima burrascata. Qui ogni tanto le burrascate arrivano perché è il periodo delle piogge torrenziali. E adesso farò una cosa molto particolare fra un pochino. Una cosa che abitualmente sto. Guardate ragazzi, il gommone è completamente pulito, ordinato, non ci sono in questo momento serbatoi a bordo, quindi abbiamo finalmente in questi giorni un gommone che domani pomeriggio verrà messo a terra per fare il famoso tagliando. Questo è veramente molto molto importante. Allora, guardate qua, io tra un po' farò il campionamento, queste sono le boccettine che utilizziamo, il campionamento dell'acqua e quindi ci stiamo portando all'interno del fiume, facciamo adesso qualche miglio, qui c'è un po' di connessione quindi ne approfittiamo, facciamo qualche miglio, andiamo a fare il prelievo e poi abbiamo una festa con tutta la comunità italiana, siamo una cinquantina di persone. Teo ha passato la serata in cucina, ieri ci siamo divertiti tantissimo, è stato molto divertente e nulla, insomma, è veramente emozionante. Teo, tieniti un po' più centrale. L'acqua è, insomma, ragazzi, qua è pieno di detriti, c'è di tutto, ma è incredibile. Mamma mia, che bellezza. Un privilegio essere qua, un vero privilegio, poter navigare con un gommone italiano queste acque, poter fare un prelievo di acqua qua all'interno. Alcuni istituti francesi mi hanno chiamato perché volevano, come dire, erano molto interessati ai prelievi dell'acqua. Ovviamente il mio progetto è con l'Italia, io gliel'ho detto e di questo ne sono onoratissimo. E chi lo sa, magari poi loro contatteranno l'istituto zooprofilattico, l'Atene, quello che sia, e potranno condividere insieme quelli che sono stati i risultati della ricerca. Teo, che profondità abbiamo qui? Abbiamo 3 metri di acqua. 3 metri di acqua? Abbiamo 3 metri di acqua, quindi abbiamo 2 metri di acqua e 1 metro di fango. Più o meno c'è molto fango, si vede dalla zona. Adesso siamo a 3,50 m. Perfetto. Oh ragazzi, io mi sto rilassando, ho lasciato il comando a te un attimo, siamo a due nodi, c'è una corrente pazzesca, due nodi, praticamente siamo fermi.
e infatti possiamo muoverci con tranquillità e insomma senza nessun problema. Giorgio, in rappresentanza del Ministero degli Esteri dello Stato italiano, posso avere il piacere di farti un'intervista? Sì, molto volentieri. Allora, vieni accanto a me. Molto volentieri. Eccolo qua, Giorgio Cappa, viceconsole allora, italiano. Mi permetto di togliere la maschera, bravo. Così ci vediamo. Ecco, anche perché siamo tutti vaccinati e abbiamo il test. Non abbiamo febbre oggi. Ecco, perfetto. Quindi... c'è caldo, abbiamo anche fame. Allora, Giorgio, io ti ringrazio di cuore per l'ospitalità, per tutto. Ho visto che c'è un grande interesse. Certo, c'è un grande interesse. In un minuto cosa ne pensi allora, di tutto? Allora, minuto è una grande emozione. Veramente ci sento ancora adesso in questo momento. Grande emozione quando sei arrivato. Una grande emozione seguirti tutti i giorni sull'oceano. Questa missione che per noi è veramente, ti abbiamo detto, no? Per noi è missione impossibile. Cioè, è una cosa... ci ha strabiliati. Il battello non pensavamo che fosse così bello quando l'abbiamo visto, tutto in tech, alta tecnologia, punti di comando eccetera eccetera. Voi siete stati fantastici perché avete mantenuto un coraggio, calma, e avete una strategia dove si vede la vostra grande esperienza di mare, per cui avete gestito benissimo l'insieme, anche la comunicazione. Allora, comunità italiana qua è piccola, siamo 430 persone, diciamo, che sono residenti qui. L'attività che fanno gli italiani è soprattutto sul centro spaziale. Noi lanciamo di qui il Vega, produciamo i motori dell'Ariane 5, dell'Ariane 6. L'Italia è veramente la motorista del decollo dei lanciatori. Ah, un piccolo segreto, io non so se potrò fare immagini, però i miei occhi nei prossimi giorni vedranno tutto ciò. Sì, non credo che potrò fare immagini perché c'è un segreto, non dico militare, ma c'è un segreto, chiamiamolo sì, commerciale, sì, molto importante, ma andrò a visitare dove assemblano i booster. Insomma, mi daranno una tuta, sarà un'esperienza unica, io già non, insomma. E poi... qualche foto potrai farla e certe cose si potranno anche diffondere, ma comunque questa è tecnologia italiana, alta tecnologia come la vostra qua, perché siamo... Tecnologia italiana è sempre il numero uno nel mondo. Quando facciamo le cose di punta, diciamo, siamo sempre... Assolutamente, quindi la tecnologia spaziale italiana, e di questo sarà un privilegio nei prossimi giorni. E poi, se posso anticipare una cosa, sì, tutti abbiamo sempre sentito parlare della legione straniera, sì, che molti sono convinti che non esiste più. Qui c'è la legione straniera, ragazzi, e il colonnello mi ha invitato a andare a vedere all'interno. Certo, nella caserma. Non lo diciamo a nessuno. No, non lo diciamo a nessuno. Legione straniera, dove dicono, si vocifera che c'è gente che ha un nome, entra con un codice ed esce con un altro nome. Può sembrare fantascienza, ma nella realtà è ancora così. E sovente sono volati dei militari che nei loro paesi non hanno più potuto svolgere l'attività per diverse ragioni politiche, non so che, e che quindi loro li accolgono un po' come faceva la vecchia legione romana, gli stranieri, militari eccetera, di tutte le nazionalità che abitualmente non hanno più, anche italiani che ormai non hanno più famiglia, non hanno più necessità e quindi cancellano la loro vita precedente, ed è una cosa incredibile. Oggi abbiamo l'onore di avere delle persone che, appunto, della legione straniera che verranno a visitare il gommone, e il colonnello mi ha invitato, e quindi io non posso tirarmi indietro perché è un'esperienza incredibile. Ancora due parole solo sulla Guyana. Bravo. Se vuoi, solo due parole sulla Guyana. Anche 10, anche 100. Allora, la Guyana, la vedete, è una terra incontaminata. Qui c'è ancora la foresta primaria, parliamo di alberi di 60 metri di altezza che non sono mai stati abbattuti, cioè alberi che hanno la storia dell'umanità, e quindi è un patrimonio che si vuole tutelare. La Francia protegge moltissimo, come vedi siamo qualche centinaia di metri dalla città e già siamo in aperta natura. Qui la diversità biologica, faunistica è la più varia al mondo. Abbiamo un ricercatore italiano qui che lavora a tempo pieno
E quando lavora sulla parte degli alberi, delle foglie, dei licheni, eccetera, eccetera. E quando gli ho chiesto, ma quante ne scopre all'anno? Ma non so, 12, 13, ma mai viste prima? Sì, mai viste prima. Incredibile. Cioè l'erbario suo, no, tutti gli anni, voi sapete che il più grande erbario è a Firenze, il più grande erbario del mondo, con oltre 5 milioni di campioni, repertoriati già dal, diciamo, classificati già dal 1700, e quindi per dirvi la bellezza di questo paesaggio. Lascio lì. Incredibile. No, non andare via. La Guyana piace agli italiani perché ricorda un po' i nostri paesi. Ma infatti, tra l'altro, la gente è semplice. La gente è meravigliosa, è incredibile. Ma infatti ci troviamo a casa. Adesso stasera Teo parte, ritorna perché il lavoro è tanto, è stato con me sia Teo che Antonio, quindi io proseguirò da solo per la prossima settimana, appena la finestra di bel tempo me lo permetterà, proseguirò per i Caraibi. Farò un'unica tappa verso Trinidad e Tobago e adesso molti hanno detto quell'oceanica, tutto adesso ti sei lasciati il peggio alle spalle, in realtà non è così perché adesso i mari che verranno affrontati sono dei mari molto insidiosi, molto ventosi e soprattutto in questo periodo nella zona dei Caraibi il vento non cala mai al di sotto dei 20 nodi, quindi è veramente, sarà un problema, ma insomma... Come dico io, step by step. Noi proseguiamo la nostra visita. Ti salutiamo Paolo Gentili. Ah, Paolo! Perché lo sto carissimo. Vedendo adesso. Perché, ciao, ecco, Paolo! Paolo è stato qua diversi anni, abbiamo lavorato insieme, siamo conosciuti nel 93 con Paolo. E me l'ha detto, mi ha scritto. E quindi ragazzi, io proseguo, mi godo questo panorama unico e questo privilegio che insomma è per me... È veramente un privilegio. Io vorrei un attimino a questo punto avvicinarmi a Teo, che è praticamente, ecco qua, perfetto. Lui con la maglia è il direttore dell'albergo in incognito. Hello. E guarda qua, Teo, contento che sei al comando? Sì, finalmente. Gli abbiamo detto di andare piano però, sì, sì, due sì. Nodi, io ho detto due nodi, infatti, due nodi, prende poi la velocità, due e mezzo perché stiamo visualizzando le apparecchiature, stiamo un attimino dando un'occhiata al terreno perché adesso più avanti devo fare il prelievo dell'acqua che è già pronto e quindi... Se vuoi ti riprendo. Ma sì, perché no? Io direi facciamo 50 metri e poi facciamo... Facciamo 100 metri di planata, poi ci stoppiamo e facciamo il prelievo. Così ci portiamo un po' più avanti. Ok, tieniti centrale. Bravo. Ragazzuoli, dai, ti lascio il privilegio della planata. Sì, privilegio della planata a Teo. Tenersi. Si è fatto la planata nel fiume Amazzonico, Teo. Si è fatto la planata nel fiume Amazzonico. Abbiamo dato anche una bella lavata ai motori. Abbiamo anche lavato i motori nel frattempo. Ma infatti adesso per il tagliando ci sarà i nostri amici un del grande service, lavoro Suzuki. Del service. Il Eccolo service, qua, il service Suzuki. Eccoci. Hola. Guardate lì, è tutto pronto. Lui è già operativo. Faremo una controllata generale al gommone, a tutta la prima i bulloni del bracket, un po' tutto si verrà controllata, i motori verranno controllati da testa ai piedi, sicuramente il piede va pulito per bene fuori perché abbiamo preso tanta di quella alga oceanica che insomma è stato incredibile. Allora mi chiedono se è avanzata benzina e dico di sì, sono avanzati poco più di 800 litri. Io non leggo le domande bene ragazzi, scusate, perdonatemi se non rispondo a tutto, ma è un po' un problema. Adesso io faccio il prelievo e se Teo mette in folle io, allora un attimino perché devo mettermi i guanti. Okay. Chiacchiera un pochettino tu, c'è poco da chiacchierare, vediamo se c'è qualche domanda.
Quanta benzina è avanzata, l'abbiamo già detto prima, ne sono rimasti 840-850 litri circa. E adesso Sergio si sta preparando per fare il prelievo, quindi c'è tutta una procedura, bisogna mettersi i guanti, bisogna utilizzare delle boccette specifiche e ha un piccolo braccettino che ci aiuterà a tenere la bottiglia in acqua e per evitare proprio di avere dei contatti. Che si sta preparando. Ok. Video delle onde alte 3 metri. Sì, ce li abbiamo, sono nel mio telefono, che intanto che Sergio teneva i comandi e controllava tutta la situazione, io sono riuscito a filmare qualcosa, anche se effettivamente le onde alte 3 metri non sono così visibili come quelle che si vedono nel Mediterraneo, perché realmente ci sono due onde, una che è quella data dal moto ondoso creato dal vento e uno invece il moto ondoso proprio quello oceanico. Quindi l'onda da 3 metri che sta nell'oceano, ecco qua l'attrezzo, non la si vede, ti accorgi che c'è quando guarda, ti c'è? Senti sollevare completamente o risucchiare. Guarda la mascottina, questa nostra mascotte, la tartarughina. Allora adesso seguiamo Sergio nell'operazione di prelievo. Motori in folle. Sì, abbiamo anche qualche video con i delfini, li abbiamo, molto belli. Vanno bene quelli dell'acquarium di Rimini? Quelli di Rimini direi anche no, però abbiamo quelli dell'oceano. Metti arrivo la telecamera. Aspetta, fai tu. Ok. Ok. Fammi mettere di là che contro luce. Ok. Ok. Sembri un chirurgo, Sergio. Sì. Col guantino. Allora, innanzitutto, ecco qua, guarda. Prendiamo immediatamente. Preso il punto nave con il GPS. Ecco qua. Perfetto, adesso questo qua verrà numerato. Un'altra boccettina. Maurizio, hai fatto una è per le microplastiche, l'altra è per i metalli pesanti. E voilà. Teo, vuoi raccontare questi prelievi fatti in pieno oceano come sono facili, per favore? Facili? Beh, direi che non è così facile. Non è così facile mettere il naso fuori dal tubolare con onde, vento e con grandi difficoltà di equilibrio, perché ovviamente avevamo sotto di noi serbatoi sia in plastica che quelli flosci, quindi era veramente complicato mantenere l'equilibrio. Sergio, c'è qualcuno da terra qua in Guyana francese, sì, che ci sta dicendo che se non rientriamo non ci fanno mangiare. Era Matteo. Che ora è? No, è ancora presto. Matteo, arriviamo, abbi fede. Stiamo arrivando, Matteo. Il sugo è pronto, la carne devi fare. Sì, adesso andiamo a fare il ragù. 152 ore per rispondere ad una delle domande che ho visto adesso, 152 ore e qualche minuto. Perfetto. Sono state impiegate. Okay. Ragazzi, noi rientriamo. Sergio, ti rilascio. Ok. Il maneggio. Noi rientriamo un attimino solo. Un abbraccio a tutti, un saluto da tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Poi faccio una diretta mentre siamo più tardi a pranzo con sì, il punto nave è già fatto. Adesso dobbiamo metterci il numero, che è il numero 15. Ciao a tutti. Ciao.